Anche i cittadini di Mondavio saranno chiamati alle urne per le prossime elezioni amministrative in programma il 3 e 4 ottobre. Elezioni attraverso le quali sarà individuato il primo cittadino e la squadra di assessori che guideranno il comune della provincia pesarese per i prossimi 5 anni. Pronto per la sfida elettorale con la lista Per un futuro comune, il sindaco uscente Mirko Zanobi, deciso ad ottenere la riconferma dei suoi concittadini dopo il lavoro portato a termine fino ad oggi. Abbiamo spaziato dall'impiantistica sportiva alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico, dalle mura e quindi dalla tutela del borgo. I lavori più significativi sono stati sicuramente all'interno del borgo alcuni interventi di messa in sicurezza delle torri campanarie del comune, della chiesa, rifacimento grazie a un contributo della regione del tetto e della facciata della chiesa di San Francesco, insieme al comune di Terre Roveresche la riapertura delle scuole medie dopo 4 anni di lavori per l'adeguamento sismico, nelle frazioni la riqualificazione dei principali punti di aggregazione e poi sicuramente gli interventi legati all'impiantistica sportiva, quindi siamo riusciti a fare 2 interventi, un campo da tennis, la riqualificazione della palestra, oltre a cercare di riprendere un po' la manutenzione delle strade. Abbiamo una lista in cui ci sono 8 donne e 5 uomini, molti giovani, e c'è entusiasmo, c'è voglia di fare e di proseguire un lavoro. Stiamo acquisendo un contributo da 1.700.000 euro per la realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia che porterà alla riqualificazione di un vecchio stabile lungo il Viale San Francesco, all'ex scuola media Luigi Grilli. Sulla messa in sicurezza abbiamo un progetto molto significativo da 450.000 euro per il rifacimento di un'ala del cimitero di Sant'Andrea e poi ovviamente la manutenzione delle strade e proseguire il lavoro fatto negli anni passati sull'impiantistica sportiva nelle varie frazioni. Siamo un territorio bello, ma allo stesso tempo anche un po' diviso. C'è questa necessità di creare una collaborazione che di fatto c'è già su tanti temi, ma di rafforzarla con tutti i comuni del territorio. A sfidare il primo cittadino uscente sarà la lista Mondavio Città Nuova, che sostiene la candidatura a sindaco di Girolamo Martino. Noi abbiamo deciso di creare questa lista attorno a un programma e non da un partito. Volevamo innanzitutto porre fine a un'anomalia democratica, perché Mondavio è stata 5 anni senza un'opposizione. E quindi noi con la nostra candidatura abbiamo già dato un grande servizio, offerto un grande servizio a Mondavio, dando la possibilità di un normale dibattito in consiglio comunale. La squadra è una squadra, ci definiamo di centrodestra, anche se riteniamo che non esistano più le differenze ideologiche del passato, e soprattutto in un paese piccolo come Mondavio non esiste un modo di destra o di sinistra di asfaltare una strada. Noi ci mettiamo al servizio dei cittadini, riteniamo che Mondavio meriti un'amministrazione più viva. L'amministrazione uscente ha fatto un'ottima manutenzione straordinaria, però ha mostrato anche una grande pigrizia ideativa. Noi vogliamo riportare la cultura a Mondavio, vogliamo riportare i turisti, vogliamo riportare anche la piacevolezza della vita mondaviese. Mondavio è ferma da tanti anni, chi l'ha visitata 10 anni fa e la vede oggi non è cambiato nulla. Il museo è bellissimo, ma è molto antico e dobbiamo creare nuove possibilità di attrazione per la nostra città, definendo per ciascuna delle frazioni di Mondavio una sua vocazione e diciamo lavorando in questo senso. Pensiamo a Mondavio e Sant'Andrea come polo culturale, a San Michele come polo sportivo, San Filippo come polo commerciale. C'è poi la isola amministrativa di Cavallara, che col suo crostopramo sicuramente rientra nella parte sportiva di Mondavio. Infine Pianaccio, un piccolo insediamento industriale che dà lavoro a tante persone, andremo incontro anche alle esigenze di questi insediamenti.